Oggi riprendo da dove ci eravamo lasciati 2 settimane fa e parliamo di Spectre. Per apprezzare questo video vi consiglio di recuperarvi quello di Meltdown e quello anche in cui spiego come funziona un processore. Ve li metto tutte e due qui sopra nella cosina, come si chiama? Nella scheda, ecco come si chiama, perché altrimenti non garantisco che tutto possa essere chiaro. Poiché questo video è molto correlato a quello di Meltdown, dubito che sarà molto lungo, ma almeno chiudo questo cerchio per passare poi ad altre cose e quindi iniziamo! Anche se non sarà lungo, Spectre è molto complicato da capire. Ha dei passaggi un po' particolari, quindi in questi pochissimi minuti dobbiamo addrizzare le antennine. E quindi iniziamo! Cos'è Spectre? Spectre ovviamente non è un fantasma, ma è un'altra vulnerabilità scoperta più o meno dallo stesso team di sviluppatori di Meltdown, che sfrutta il concetto di esecuzione speculativa per quanto riguarda la predizione dei salti, detta anche branch prediction. Ci sono diverse varianti anche discusse all'interno del paper originale, ma io ne parlo solamente di uno, tanto più o meno è sempre la stessa salsa. Cambia solo il modo di attacco, però diciamo il concetto è sempre lo stesso. A differenza di Meltdown, che scopo era quello di succhiare i dati del kernel del sistema operativo, Spectre si pone un obiettivo diverso, ovvero quello di attaccare un qualsiasi processo per succhiarne i suoi segreti. Tutte le cose che poi vi mostrerò a schermo, se non specificato diversamente, viene dal paper originale o di Spectre o di Meltdown. Le referenze e i link li troverete in descrizione. E quindi, cominciamo! Osserviamo questo codice, semplicissimo, 2 righe. Ho un if che controlla se l'indice x è dentro i confini di questa array. Se è così, prendo un valore all'interno di array 1 che poi viene utilizzato come indice di pagine fatte da 4096 bytes. A runtime, quando il processore arriva in questa if, in questa parte del programma, che in assembly ovviamente sarà più complicata, sarà con diverse linee di codice, ma alla fine si arriva a una jump, quello che succede è che il processore fa una predizione su quello che questo if potrebbe fare, eseguire la branch true o eseguire il branch false. Se in passato il controllo di questo if non aveva avuto successo, quindi ha restituito false, il processore speculativamente esegue tutto quello che ci sta dopo, quindi non il corpo dell'if. Ma se in passato il controllo invece aveva avuto successo, allora il processore, tutte quelle volte che arriverà in quel punto, speculativamente eseguirà il codice all'interno del codice del blocco condizionale. Indipendentemente che la predizione abbia avuto successo o meno, si faranno i vari commit oppure, come vi dicevo 2 settimane fa, si ricomincia da capo. E questo perché lo si fa nel caso in cui il processore esegue in maniera speculativa istruzioni future che ancora non è certo di fare. Quando poi un salto condizionato è stato effettivamente valutato con successo, tutti i dati sono stati comparati e la predizione era pure corretta, le prestazioni volano. Se io sono un utente birbantello che vuole rubare un segreto nascosto all'interno di un programma, che ne so, tipo una password o una chiave di cifratura, se riesco in qualche modo a farla mettere in cache dove voglio io, in quel sottobosco che è chiamato microarchitettura che vi parlavo 2 settimane fa, allora il gioco è fatto! Allora, la prima cosa che devo fare è assicurarmi che il valore di x abbia un valore che punta a una pagina di memoria con quello che devo rubare. E ovviamente la variabile x è all'interno del programma, come faccio dall'esterno a cambiarla? Cioè come faccio io a runtime a modificare il valore di x con un valore birbantello e conveniente? Cambiamo il binario del programma? Assolutamente no! Perché esistono sistemi più efficaci e paradossalmente più semplici. Supponiamo che io riesca a trovare un punto del programma che possa causare un buffer overflow,
cioè quindi scrive più di quello che dovrebbe scrivere, quindi va a intaccare lo stack. Allora questo mi permette a me, utente birbantello, di scrivere in memoria quello che voglio. Quindi ci siamo, ora posso sapere come modificare il valore di x a nostro piacimento. Ma come faccio ad assicurarmi che la branch prediction del processore mi permette di eseguire speculativamente il contenuto di questo if? In altre parole, come faccio a far sì che la predizione di questo if sia sempre vera? Attenzione, non devo assicurarmi che il controllo sia effettivamente vero. Io devo far capire al processore che questo if verrà quasi sicuramente valutato come true. Quindi lui, con questa informazione, mi eseguirà il contenuto di quell'if in maniera speculativa. Beh, quello che si fa è quello di ingannare il processore. Se io riesco a eseguire questa funzione, in particolare queste righe di codice, che vi ricordo che è una funzione del programma che stiamo attaccando, quindi se riesco a eseguire questo if tante tante volte con valori di x che non sono birbanti ma sono valori veri, quindi significa che sono valori veri, questo controllo sarà sempre vero. Allora il processore imparerà che con molta probabilità questo if in futuro verrà valutato come vero. Però il problema è che come faccio io ad avere accesso all'esecuzione del programma e di ok, eseguimi questa funzione con tanti valori di x? Vabbè, abbiamo visto come modificare x, ma come gli dico al programma, devi eseguire questa parte del codice. In effetti non lo si fa, perché un programma è fatto da tante librerie esterne, o addirittura da uno sbotto di chiamate di sistema, o system call, come dir si voglia. Magari questo codice che vi mostro non è stato fatto dai programmatori stessi, ma da altri sviluppatori che hanno sviluppato una libreria. Libreria che è condivisa. E se la libreria è condivisa, allora anche io la posso eseguire che sono l'utente birbantello. Allora, faccio un ciclo con valori di x tali per cui la condizione sia sempre vera e lo faccio tipo un milione di volte. Non so se è un milione, però per farvi capire tantissime volte. Così che il processore dice che okay, questo if è spesso valutato come true, poi cosa faccio? A quel programma modifico il valore di x con buffer overflow o altre tecniche mettendo un valore arbitrario. Quindi se il valore di x è al di fuori di array size, in quella particolare circostanza, prima o poi, quell'if verrà valutato come falso. Ma il corpo dell'if, cioè la parte true, verrà valutata, o meglio, verrà eseguita in maniera speculativa. E se io sono riuscito a calibrare x in modo tale che riesca a puntare a un'area di memoria del programma dove c'è il segreto che io voglio trafugare, quest'ultimo, o meglio, la pagina in cui questo segreto è stato messo, verrà messo nella cache. E una volta che è nella cache, il gioco è fatto. Se pensate che non si possa fare perché si potrebbe ottenere un page fault, vi sbagliate. Perché io posso leggere una qualsiasi area in memoria che sia al di fuori di un qualunque array fin tanto che questo indirizzo di memoria sia all'interno dello spazio degli indirizzamenti del processo. Io la posso leggere dove voglio e posso scrivere dove voglio, anche perché ecco perché buffer overflow funziona. Perché da un punto di vista logico io non dovrei scrivere in quell'area di memoria, ma il processore non mi blocca. Perché? Non mi può bloccare per il semplice motivo che io sto scrivendo comunque un'area di memoria che il processo ha diritto di scrivere. Quindi tutto è lecito. Quindi, taroccando la branch prediction del processore e sfruttando una vulnerabilità del processo stesso che mi permette di settare come mi conviene la variabile x, siamo nella cacca. Ovviamente ci sono varie tecniche che dipendono da processo a processo per settare x a nostra convenienza, infatti bisogna anche studiare il programma che si vuole attaccare, infatti si parlava di the assembly e tutte queste cose belle qua. Quello che vi ho detto è un modo che cito nel paper, ma l'attacco, diciamo, Spectre non riguarda questo, diciamo, loro dicono dobbiamo trovare un modo per settare x in maniera come ci pare a noi. Un modo è quello dell'overflow. E questa vulnerabilità è stata dimostrata su processori Intel, ARM e AMD. E la patch discussa 2 settimane fa, quella Kaiser, non funziona.
E quindi se la vinde il culo. La cosa bella, tra virgolette, di questo attacco è che funziona anche per linguaggi di programmazione interpretati come JavaScript. Usando un codice come quello che vedete qua a schermo, i ricercatori sono riusciti a prendere dei dati da Chrome che JavaScript non avrebbe dovuto avere accesso, proprio dati di Chrome, che possono essere anche i nostri dati personali. E questo è molto grave, visto che potenzialmente tutti potremmo essere esposti a questo, diciamo, problema. Il paper dello stesso anno di Meltdown fu testato su Chrome, un vecchio, tipo vecchio, cos'era, Chrome 62. Però, diciamo, il problema potrebbe persistere. E infatti adesso andiamo a vedere quali sono le contromisure. Ovviamente anche in questo paper gli autori dicono: e beh, possiamo disattivare l'esecuzione speculativa, cosa che non si può fare. Una soluzione simile, ma più fattibile, è quella di modificare i programmi applicando la serializzazione, che praticamente, detto in maniera molto semplice, consente di bloccare l'esecuzione speculativa in un punto del programma. Intel, e quindi di conseguenza anche i processori AMD, hanno l'istruzione LFENCE, che permette di fare esattamente questa cosa. Non blocchi l'esecuzione speculativa in tutto il processore, in tutti i casi, ma in casi particolari. E quindi, se noi applichiamo in punti strategici questa LFENCE, possiamo mettere una pezza al problema. Per quanto riguarda, diciamo, la variante di questo attacco che usa JavaScript, si consiglia di far eseguire ogni pagina web in processi separati. Ora, io pensavo che questa cosa già veniva fatta da molti anni. Io mi ricordo quando è uscito Chrome, dicevano Chrome esegue una pagina in ogni processo. Magari ci saranno delle parti di un web browser che comunque vengono condivise tra le varie pagine web, ma non ne sono molto sicuro. Però se loro lo suggeriscono, infatti avevo pure trovato una patch per quella versione di Chrome, Chrome 62, evidentemente questa cosa di eseguire una pagina web in ogni processo, o meglio in un processo separato, magari non veniva fatta bene all'epoca. Nonostante che Spectre non sia un attacco specifico, ma una classe di attacchi che sfruttano la branch protection dei processori, non esiste una strategia unica per evitarla. Linux e Windows sono stati patchati, ma altre varianti future possono comunque farla franca. E sì, per quelli che mi diranno nei commenti, ma la patch aumenta la latenza, quindi affligge le prestazioni? Sì, però meglio di te la vinde il culo. Perfetto, pinguini, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, che io vi leggo tutti e sempre. Non dimenticatevi di supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, lasciare un like, fate insomma le solite cose, che noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.